Bismillahirrahmanirrahim. Il nome di Dio, il clemente e il misericordioso. Il nostro sermone oggi porta il titolo La testimonianza del profeta, pace e benedizione di Allah su di lui a favore dei suoi compagni, il riconoscimento dei loro meriti e le lezioni apprese. Ma prima di tutto, lode ad Allah, Signore dei mondi, che disse nel sublime Corano: Allah si è compiaciuto dell'avanguardia degli emigrati e degli ausiliari e di coloro che li hanno seguiti fedelmente, ed essi sono compiaciuti di lui. Per loro ha preparato giardini in cui scorrono i ruscelli, dove rimarranno in perpetuo. Questo è il successo immenso. È testimonio che non c'è Dio che Allah l'unico, è testimonio che il nostro maestro e profeta Muhammad è il suo servitore e messaggero. Pace e benedizione di Allah su di lui, sulla sua famiglia, sui compagni e su tutti coloro che li seguono con carità fino al giorno del giudizio finale. Seguitando in merito, Allah l'Onnipotente, quando prescelse dei messaggeri per trasmettere i suoi messaggi alla gente, in base alla purezza dei cuori, alla chiarezza della mente, alla generosità, alla grande moralità, prescelse anche per i suoi profeti delle persone in grado di accompagnarli, di difendere i loro messaggi divini e di svolgere con onestà, sincerità, fedeltà i doveri dei profeti dopo la loro morte. Da questo disse Allah nel sublime Corano: Allah sceglie dagli angeli i messaggeri e dalle persone che sceglie agli apostoli. Allah ascolta e vede. Perciò i compagni del profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, avevano i migliori cuori tra la gente. Avevano una profonda sapienza, erano modesti, e questo non è una cosa strana, perché furono prescelti dall'Onnipotente per accompagnare il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, per difendere la religione e per farla diffondere tra la gente. Parlare dei compagni del profeta significa che ci riferiamo alle persone migliori dopo i profeti. Ibn Abbas disse che le persone elette menzionate nel verso di lode ad Allah e baci sui suoi servi che ha prescelti furono i compagni del profeta, baci e benedizione di Allah su di lui. Narrato che Ibn Abbas, Ibn Masud, che Allah si compiaccia di lui, disse: quando Allah guardò i cuori degli uomini, trovò che il cuore di Muhammad, pace e benedizione di Allah su di lui, era il miglior cuore, perciò lo prescelse a se stesso e lo inviò con il suo messaggio, e poi guardò i cuori della gente e trovò che i cuori dei compagni del profeta erano i migliori. Quando prescelse, quindi prescelse di loro degli ausiliari del profeta e dei difensori della religione. Perciò quando i musulmani vedono una buona cosa, sono sicuri che Allah la vede così. E quando vedono una brutta cosa, sono sicuri che Allah la vede così. Ed è questo, disse Allah nel sublime Corano: già Allah si è compiaciuto dei credenti quando ti giurano fedeltà sotto l'albero. Sapeva quello che c'era nei loro cuori e fece scendere su di loro la pace. Li ha ricompensati con un'imminente vittoria. Gli studiosi esperti nel Corano spiegano il versetto coranico «sapeva quello che c'era nei loro cuori» dicendo che Dio sapeva che i cuori dei compagni erano riempiti di pazienza, di onestà, di lealtà, di obbedienza e di buona intuizione sulla verità, che Dio li guidava sulla retta via. Allah, l'Altissimo, ha elogiato i compagni del messaggero di Allah, pace e benedizione di Allah su di lui, in tanti versetti del sublime Corano, tra i quali ricordiamo coloro che, pur feriti, risposero all'appello di Allah e del messaggero, quelli di loro che ben agivano e temevano Allah avranno un compenso immenso. Dicevano loro: sì, sono riuniti contro di voi, temeteli. Ma questo accrebbe la loro fede e dissero: Allah ci basterà, è il miglior dei protettori. Allah ha lodato al muhajirin wal ansar, cioè gli immigrati e gli ausiliari, dicendo: inoltre agli immigrati bisognosi che sono stati staccati dalle loro case e dai loro beni, poiché bramavano la grazia e il compiacimento di Allah,
ausiliari di Allah e del suo inviato, essi sono i sinceri, e appartiene a quanti prima di loro abitavano il paese e vivevano nella fede, che amano quelli che emigrano presso di loro e non provano in cuore invidia alcuna per ciò che hanno ricevuto e che li preferiscono a loro stessi, nonostante siano nel bisogno. Coloro che si preservano dalla loro stessa avidità, questi avranno successo. Dio è grande. Mentre i versetti del sublime Corano commemorano i compagni del profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, con le più alte lodi e con l'apprezzamento più generoso, anche i detti approvati del profeta testimoniano la loro posizione presso il messaggero di Allah, pace e benedizione di Allah su di lui, narrando i loro sacrifici, affermando le loro sincere intenzioni. Quei compagni aiutavano il profeta Muhammad, lo sostenevano e seguivano la luce divina, amavano il profeta più di se stessi, di loro familiari, di tutto il mondo. Perciò il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, gli conferì il massimo onore e li incoronò nel punto più alto, li vedeva in molte grandi posizioni. Di questo disse il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, i migliori sono i miei compagni, poi quelli che le seguono e poi quelli che verranno dopo di loro. Disse anche il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, le stelle sono i segni distintivi dei cieli, se sbariscono allora i cieli affronteranno le loro scritture, e sono la sicurezza dei miei compagni e se morirò allora affronteranno la loro lettera. I miei compagni sono al sicuro per il mio unguento, e se muoiono allora il gufo si occuperà di lei. Disse anche il profeta, non essere disturbati finché ci sono persone tra di voi che mi hanno visto e i miei compagni, ma Allah sarà sempre buono finché ci saranno persone che faranno i conti con persone che hanno visto me e i loro compagni. Secondo questo detto profetico, tutti quelli che seguirono i compagni del profeta furono onorati per la loro compagnia degli compagni del profeta, pace e benedizione di Allah su di lui. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, lodò alcuni dei suoi compagni per dimostrare il loro merito e la loro precedenza, e in particolare i primi di loro. Di questo disse il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, è il più misericordioso della mia nazione per la mia nazione, e Abu Bakr è il più severo tra loro che riguarda l'ordine di Allah, e Umar è il più veramente modesto di loro, e Uthman ibn Affan è il miglior recitatore del Corano tra di loro, e Ubay ibn Ka'b è il più esperto di loro che riguarda l'eredità, e Zayd bin Thabit. Una volta il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, salì la montagna di Uhud e fu accompagnato da Abu Bakr, Omar e Uthman. La montagna scosse il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, lo colpì col suo piede e disse: «O Uhud, sì, saldo, perché su di te non c'è niente che altro che un profeta, un siddiq e un martire, cioè due martiri». Il messaggero di Allah ha detto: il popolo dei grandi più gradi più alti del paradiso sarà visto da coloro che ne beneficiano come una stella nascente vista all'orizzonte. Abu Bakr e Omar saranno tra loro, e quanto sono benedetti. Il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, desiderava mostrare lo stato dei suoi compagni, mostrare il loro onore e il loro valore, incoraggiarli a diventare dei modelli per gli altri membri della nazione. Ed è questo disse il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, di Abu Bakr, che Allah si compiaccia di lui: non fare del male al mio compagno Abu Bakr. Allah l'Onnipotente mi ha inviato con il Corano e la religione della verità. Voi avete detto: sei bugiardo, mentre Abu Bakr ha detto: tu dici la verità. E volevo Allah, l'Onnipotente lo chiamò un compagno. Se dovessi scegliere qualcuno come mio amico,
di cuore avrei scelto Abu Bakr come mio caro amico, ma per lui apprezzo la fraternità per amore di Allah. E il profeta disse anche: Allah ha posto la verità sulla lingua e nel cuore di Omar. Parla di Uthman, che Allah si compiaccia di lui, dicendo: non dovrei mostrare la modestia a chi anche gli angeli mostrano modestia? E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse a Ali ibn Abi Talib: tu sei da me e io sono da te. Quello che studia, oppure quello che studia i detti del profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, sui suoi compagni e la sua testimonianza a favore di loro, scopre che il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, ha dato i migliori esempi di lealtà e d'amore sincero verso i suoi compagni in modo imparagonabile nella storia. Visitava i loro malati, partecipava nei funerali, rispondeva ai loro inviti, consultava con loro, li comportava con modestia, pagava i loro debiti e invocava Allah per loro e per i loro figli. È stato narrato che Aisha ha detto: il messaggero di Allah, pace e benedizione di Allah su lui, ha baciato Uthman ibn Maz'un quando era morto e come se potessi vederlo con le sue lacrime che scendevano lungo le sue guance. Una volta il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, era lì in campo di battaglia che Allah gli conferì il bottino di guerra. Ha detto ai suoi compagni: c'è qualcuno che manca tra voi? Hanno detto: sì, è perso questo e questo. Disse ancora: c'è qualcuno che manca tra voi? Hanno detto: sì, è perso questo e questo. Poi ha detto: c'è qualcuno che manca tra voi? Hanno detto: no. Quindi lui, il profeta disse: ma mi manca Julaybiba. Loro e i suoi compagni lo perquisirono tra quelli che erano stati uccisi e lo trovarono al fianco di 7 cadaveri che aveva già ucciso e che era stato ucciso dagli oppositori. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, venne lì e si alzò al suo fianco, disse: egli uccise 7 persone, quindi i suoi avversari lo hanno ucciso. Lui è mio e io sono suo. Poi lo mise da solo sulle sue mani, poi la tomba fu scavata per lui e fu posto nella tomba. Disse inoltre il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui: sono più caro a un musulmano di se stesso, e colui che lascia la proprietà che è per la sua famiglia e colui che muore con debito o lascia i figli in uno stato di impotenza, la responsabilità di pagare il suo debito e allevare i suoi figli saranno a mio carico. Dico questo e chiedo il perdono per me e per voi. Lode ad Allah, Signore dei mondi, testimonio che non c'è Dio che Allah, l'unico, e che il nostro maestro profeta Muhammad è il suo servitore e messaggero, pace e benedizione di Allah su di lui, sui familiari, sui tutti i suoi compagni e sui tutti che le seguono con carità fino al giorno del giudizio universale. Carissime sorelle e carissimi fratelli dell'Islam, il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, raccomandò l'intera nazione a tutti i suoi compagni e avvertì di non insultarli o di minare i loro diritti, e che il loro amore è la prova dell'amore verso il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, e chi li odia, questa è una prova di odio verso il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui. E il profeta ha raccomandato di trattare i suoi compagni con rispetto e di non ferirli o sottovalutarli. Ha sottolineato: ma lascia che Allah faccia una buona cosa con i miei compagni. Chiunque mi ama, ama anche loro, e chiunque mi odia, odia anche loro. Chiunque li ferisca, allora mi fa male, e anche chi mi fa del male offende Allah. Inoltre, non bestemmiate i miei compagni, perché anche se uno di voi possiede l'oro della montagna di Uhud e spende per il bene di Allah, non raggiungerà la metà di uno di loro. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: Allah ha scelto me e ha scelto per me dei compagni,
E ha fatto tra di loro dei ministri, dei sostenitori, e quello che gli insulta la maledizione di Allah, degli angeli e di tutta la gente su di lui. E nel giorno del giudizio finale, oppure universale, tutte le sue opere, siano buone che brutte, non saranno accettate. Coloro che leggono la biografia dei compagni del messaggero di Allah, pace e benedizione di Allah su di lui, comprendono che essi hanno raggiunto questo grado elevato e alto livello solo con la loro devozione a Dio Onnipotente, e il loro amore per il suo messaggero, pace e benedizione di Allah su di lui, e il controllo dei desideri delle loro anime, e la loro difesa per rafforzare la verità e per il beneficio pubblico più che per l'interesse personale. La buona moralità e il buon comportamento con tutta la gente, per questo Allah li ha elogiato e diventati tra i compagni fiduciosi del profeta, pace e benedizione di Allah su di lui. Furono degni dell'amore del profeta, pace e benedizione di Allah su di lui. Sia lodato il poeta quando dice: sono l'elite della nazione, delle nazioni, è il merito loro da riconoscere, segui la loro retta via, cammina su di essa. E compagni che Allah sia soddisfatto di loro furono i primi a cambiare il volto della vita, fecero dissipare le tenebre della menzogna, l'ingiustizia e l'oppressione che riempivano gli angoli del globo, prima della missione del profeta, pace e benedizione di Allah su di lui. Conducevano tutti con la luce divina per la verità, la giustizia e l'uguaglianza. Così l'amore nutrito per i compagni del messaggero di Allah, pace e benedizione di Allah, è una sunna, precetto del profeta. Dobbiamo evocare Allah per loro e seguire la loro strada, in particolare i primi credenti e gli emigrati nel sentiero di Allah. Coloro che verranno dopo di loro diranno: Signore, perdona noi e i nostri fratelli che li hanno preceduto nella fede, e non porre nei nostri cuori alcun rancore verso i credenti. Signor nostro, tu sei dolce e misericordioso. Imam al-Razi, che Dio abbia pietà di lui, ha detto: è il caso di coloro che sono venuti dopo gli emigrati e i sostenitori per ricordare loro la preghiera e la misericordia. Dobbiamo prendere un grande esempio dei compagni del profeta e insegnandolo ai nostri figli, perché aiuterà a ripristinare i buoni costumi e il valore positivo. Questo aiuterà i nostri figli ad adottare moderazione come hanno fatto i compagni del profeta, pace e benedizione di Allah su di lui. Questo aiuterà anche a formare le persone che possono assumere la diffusione del messaggio dell'Islam e per adempiere e loro doveri religiosi. Conduce anche le persone alla salvezza dall'imbarazzo. Queste persone faranno grandi sforzi per ripristinare la felicità, la stabilità e il progresso della nazione. Desideriamo far capire il grande e alto valore dei compagni del profeta e seguire il loro corso e i loro passi, anche per adottare la loro morale e imparare dai loro sacrifici. Desideriamo imparare anche dalla loro storia e usare tutto questo nella costruzione del pianeta e nella creazione della civiltà. Desideriamo imparare dalla loro storia e usare tutto questo nella costruzione del pianeta e nella creazione della civiltà in un modo che serva le persone e provi la moderazione dell'Islam e nella sua realtà. Nostro Signore, ci perdoni e perdoni i nostri fratelli che ci hanno preceduto nella fede, non rendere nei nostri cuori un bagliore per quelli che credono nel nostro Signore, tu sei compassionevole. Grazie dell'ascolto.